nessuno sapeva dove sarebbe andato. L'armata turca, o dell'impero ottomano, aveva, contava su due flotte, una estiva e una dodici mesi anno. Quella estiva è quella che veniva a fare le scorrerie nel Mediterraneo occidentale. Quello 12 mesi all'anno se la vedeva nel Mediterraneo orientale, che era più vicino e potevano navigare, anche se perdevano qualche giorno, anche d'inverno com'è. Invece per queste campagne di lunga durata avevano necessità del bello. Quindi loro cominciarono a preparare la spedizione, ci sono vari documenti che attestano che già a febbraio 60 galee erano pronte per la partenza, e anche su questo devo dire che Stefano ha attinto a delle informazioni che diciamo non erano, non sono esatte, cioè non sono esatte, non si trovano quelle che ho io. Le galee ottomane venivano costruite a un ritmo impressionante, il Bosforo era pieno di arsenali. Uno degli ultimi grandi comandanti, dei grandi ammiragli, ammiragli in capo dell'impero ottomano, che tra parentesi era italiano, Galeni, aveva il suo arsenale privato e aveva 5.000 persone che lavoravano per lui ed erano in grado di sfornare galee al ritmo di 2-3 a settimana. Quindi in un documentario che è stato anche preso, che l'ho messo in un blog, ho messo il link della RAI, RAI Storia, dice che praticamente la battaglia di Lepanto non serviva a niente, fu una vittoria netta dell'armata della Lega Santa contro l'armata turca, ma non serviva a niente perché gli ottomani dopo 4 mesi avevano la stessa potenza a mare di quanto non avessero, perché costruivano le galee a un risultato spaventoso. Il commercio degli schiavi era un'altra attività importantissima, ma da un lato e dall'altro. Quindi non vorrei andare troppo oltre a parlare degli spagnoli, dei portoghesi, degli olandesi, quello che hanno fatto con lo schiavismo in Africa. Quindi è inutile che facciamo i santi e vediamo soltanto quello, perché erano islamici, erano molto più tolleranti. Tant'è vero che sia l'armata turca, sia i giannizzeri, che era un corpo scelto, che era la guardia personale del sultano, era fatta esclusivamente di stranieri. Gli stranieri venivano rapiti, specialmente se in giovane età e in buona salute, venivano portati a Costantinopoli e venivano mandati a scuola. Io vi faccio